con i nostri soldati alla presa di Cassala, già italiana e che ritorna italiana. Tre colonne sono in movimento per attaccare di sorpresa questo importante centro, nodo ferroviario e fluviale del Sudan anglo-egiziano. I carri armati spianano la strada alla fanteria. Ordine di resistere ad oltranza. Così troveremo annotato in un diario abbandonato da un ufficiale inglese. Nella pianura di Cassala i nostri si battono in un'afa soffocante, 55 gradi di calore all'ombra. Le tre colonne gareggiano in velocità e impeto d'attacco. I carri armati fanno da battistrada alla cavalleria indigena. Le irresistibili penne di falco compiono l'aggiramento a nord dei monti Mokran. Il fuoco dei carri e delle artiglierie frantuma le ultime resistenze di 20 carri armati avversari. Il corpo cammellato giunge di rincalzo alle fanterie. Qualche chilometro da Cassala, 13 squadroni di cavalleria scattano alla carica e sgominano le ultime resistenze britanniche. Gli inglesi in fuga hanno dimenticato di salvare la loro bandiera che sventola ancora sul forte. La bandiera britannica è strappata e su Cassala sventola di nuovo dopo 34 anni il tricolore. Gli eroici caduti del 1896 che si coprirono di gloria sono vendicati.